Ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovo video che è il quarto, se non vado male, non vado errato oggi, giornata ricca, l'ultimo sarà quello post Roma-Liverpool, questo lo sto facendo anche il primo tempo con Liverpool in vantaggio 2-1. Dunque, volevo commentare le parole di Malagò che praticamente ha ufficializzato che o la prossima stagione o l'altra ancora ci sarà l'inserimento in Lega Pro di alcune squadre di Serie A, non è ancora chiaro se tutte le squadre di Serie A o alcune squadre di Serie A B, cioè squadra riserve in Lega Pro. Allora, secondo me diventa molto improbabile un campionato di Lega Pro con dentro tutte le squadre di Serie A, perché diventerebbe troppo lungo, ma credo che invece sarebbe perfetto se inseriamo le squadre con il maggior vivai, quindi Juve, Inter, Milan, Lazio, quelle anche con più disponibilità economica, Roma, se vuole il Napoli, insomma queste squadre qua. Vantaggi e svantaggi, io lo trovo intanto un vantaggio enorme. In tutto il mondo ci sono le squadre B, in tutto il mondo sfornano talenti, l'Italia è lontana anni luce da questi mondi. Ma soprattutto il vantaggio più importante, sicuramente per le grandi squadre, è poter parcheggiare i giovani in squadre comunque che giocano a un livello più basso della Serie A, è vero, ma dove legnano di più. Quindi il giocatore di talento impara a legnare più facilmente in Lega Pro e a prendere legna in Lega Pro piuttosto che in Serie A. E quindi cresce più velocemente, no? E poi anche i giocatori rispetto alla Serie B, ad esempio, la Serie B è nazionale, quindi per la Lega Pro sarebbe meno un problema, la Serie B sarebbe più un problema proprio perché essendo nazionale avrebbe più trasferte difficili. Ad esempio, mi capita un Juventus, non so, Cosenza, per fare un esempio, Juventus B Cosenza è più lontano. L'avere la Lega Pro ti divide in settori. Oltretutto la Lega Pro ha un altro vantaggio, quindi in settori geografici, quindi un vantaggio, ma l'altro vantaggio è che la Lega Pro fa la Coppa Italia, quindi lotteresti su due fronti. Per un giocatore che deve andare in una grande squadra o comunque in una squadra che lotta per posizioni importanti è un vantaggio enorme. Sarà uno svantaggio per squadre più piccole come Sassuolo, Palermo, Udinese, che magari giocano molto sui prestiti delle grandi, ma sarà un vantaggio per le grandi perché vedrete che il calcio italiano nel giro di qualche anno potrà trovare campioni più facilmente e avere anche più scouting. Io non toglierei il campionato primavera, semplicemente annullerei la Berretti, anche perché ormai la Berretti per la Serie A e B non c'è più, ci sono due o tre squadre che partecipano. La primavera abbasserei l'età a 18 anni e diventerebbe una sorta di seconda squadra della squadra B, la squadra C sarebbe poi la primavera. E in questo modo sicuramente dagli allievi li porteresti migliori subito in una squadra B e chiaramente cambierebbe tutto, insomma. Quindi secondo me, tra l'altro nella squadra B potrei inserire giocatori di esperienza e questi giocatori di esperienza potrebbero fare da chioccia e far imparare a questi ragazzi come si gioca a certi livelli. Faccio un esempio, un Barzagli a fine carriera potrebbe fare un anno nella squadra B come sacrificio per aiutare i nuovi difensori a crescere, ma questo vale per tutti i giocatori, insomma. Ragazzi, quindi spero che sia stato chiaro, sono contentissimo di questa riforma di Malagò, ora torno a vedermi la partita e mi auguro che questa cosa venga inserita il prima possibile. E vediamo, insomma, vediamo cosa succederà, mi auguro che sia già dalla prossima stagione, se sarà tra 2 anni non credo che un anno cambi poi troppo esageratamente le cose, ma sarebbe meglio farlo il prima possibile. Ragazzi, io vi saluto, vado a vedermi il secondo tempo della Roma e ci sentiamo col prossimo video, ciao!